abbiamo visto tra l'altro, qui abbiamo Andrea, e con lui e insieme con mia sorella Beatrice abbiamo, specialmente con mia sorella Beatrice, che molti degli allestimenti li abbiamo creati assieme, fino alle 4 della mattina, e so, è una settimana che siamo qua anche fino alle 4 della mattina, poi chiaramente qualche giorno riprendiamo. E non è la mostra che io avevo ideato, però insomma spero di essermi avvicinato al 70% di ciò che volevo idealizzare. Perché quando hai parlato dell'amore alla soluzione, questa è una mostra che sta in procedimento proprio di nascere e di realizzare pienamente al Palazzo della Città di Ascoli a marzo. E tutti loro che creeranno su questa grande idea, che tra l'altro è anche la fondazione di cui ci siamo rifatti con il nostro cavaliere Palma d'Oro Nassar Zadi, e su che questa civiltà che vediamo, che è stata veramente pazzesca, dove vediamo la follia, le schegge impazzite, dove non c'è più il tabù della violenza, dove delle persone, anche coloro che fanno questi atti, sono delle persone che alla fine soffrono e vengono dal potere macinati, chiamati un martirio, e noi dobbiamo pensare che tutto questo poi può portare al fatto di ricreare, perché questo poi è ricreare una nuova guerra di religione, il fatto che noi dobbiamo riprendere la spada, mentre noi siamo cavalieri proprio della pace. E il nostro cavalierato nel 1988 ha deciso di riporre la spada, e il nostro gran maestro è musulmano. Questi pochissimi lo sanno, però il nostro gran maestro è un Faiz, è un grandissimo storico siriano. E la nostra organizzazione, il nostro ordine, accoglie tutte le religioni, tutte le idee, e proprio in uno spirito della pace. E quello che mi più fa piacere è che io, insieme con Antonella e altri della nostra commenda, apparteniamo anche all'organismo che è il nostro Parlamento per la pace e la sicurezza, l'OPSI. E questo organismo, dove ci sono associazioni internazionali all'interno, tipo le Rebbe dell'UNESCO, la Federazione Mondiale per la Pace dei Militari ed altri. Ed è un compito che noi ci proponiamo, e scusami, quello lì è un po' frammentato. Se rompe la statua sotto i suoi occhi, è un dramma. Appunto per non scatenare la guerra, capito Anna? Perché certi, a volte noi non ce ne rendiamo conto nella nostra vita quotidiana, ma nella nostra vita quotidiana siamo noi che facciamo e decidiamo se alimentare o no i conflitti. Quello che dobbiamo fare è che la nostra generosità riesca a vincere, il dare, e soprattutto questo, il dare possa vincere le avversioni e il fatto dell'egoismo che oggi è imperante. E io, c'è una cosa che mi fa arrabbiare tantissimo: quando la gente è avara di se stessa, è avara ed egoista, io non lo sopporto, non riesco a lavorarci con queste persone, non le sopporto. Io posso avere anche pazzie, chi lo sa, Romina, scusa, Romina, vero, se lo sa, visto in atto, no, dicevamo che io posso avere anche mie pazzie. Appunto, cioè, senti, perché dopo 4 giorni qui ero leggermente isterico. Però il fatto è questo, che quando si dà, quando uno è generoso, quando è generoso di se stesso, e io vedo sempre l'esempio di mio padre, dico, ma se tutti gli uomini fossero come mio padre, ma quali conflitti
quali conflitti insorgerebbero? Nessuno. E allora ecco l'esempio. L'esempio sono le persone, quelle più semplici, quelle perché non confliggono mai, ma non perché siano timidi, non perché sono sottomessi. Lui non è mai stato sottomesso nella sua vita, non è mai stato una persona che diceva oh, ma lascia stare, eccetera. Lui ha sempre portato avanti le sue idee, eppure ha sempre portato con l'amore verso l'altro e ci ha insegnato questo a noi figli, questo insieme a mia mamma, che è una donna straordinaria. E la mia vena creativa della parte della scrittura l'ho presa da lei, perché fin da piccolo vedevo lei leggere e anch'io letto. E questo è che anche leggere aiuta, perché ci aiuta a capire, a comprendere. E questo lo dico soprattutto ai ragazzi, perché magari leggono solamente ciò che ci sta su internet, senza avere però una cultura di base, di fondo. È un male, perché si fanno e formano delle idee strane che non hanno nessun senso con la realtà vera. E adesso che sto chiacchierando troppo, vorrei che invece chiacchierasse voi, tra l'altro avete partecipato come questo maggio a Nazareno. Quindi dove stavamo?